Ciao. Allora, avrei voluto fare questo video di giorno. Purtroppo in questi giorni non mi è stato possibile, né tantomeno nei prossimi giorni, quindi sono costretto così a farlo di sera. Ma in pratica va bene uguale per quello che devo dire. Avrete visto nella foto di copertina, com'ero nel 2012, com'era la mia pelle nel 2012 e com'è adesso. Vi faccio scorrere la foto anche qua. Quello che sto per raccontarvi è una cosa di cui ho sempre parlato riguardo la cura della mia pelle. E questo video mi serve semplicemente per puntualizzare alcune cose che sono più che altro relative a quello che è stato il mio percorso. Quindi non vuole essere di insegnamento a nessuno. Non è una specifica della mia skin care routine, ma il mio percorso per far sì che quella che ero nel 2012 e quella che sono oggi, la differenza fra le due è grazie a queste cose che adesso vi racconto. Premessa, io sono stata, ho avuto un incidente, Pilates, e c'è un video esplicativo a riguardo. Questo incidente ha causato diversi traumi sul mio viso. E la foto del 2012 è significativa. Dopo quella foto, io ho fatto in fase successiva come trattamenti esterni, ho fatto il laser SiO2 per le borse, ho fatto trattamenti di microdermabrasione in studi medici e nello stesso tempo un messaggio, scusate ma io registro con l'iPhone. Allo stesso tempo erano gli anni, i primi anni in cui mi ero affacciata su YouTube e avevo scoperto dell'esistenza del tretinoin, che era utilizzato all'epoca solo da youtuber americane, almeno per quanto ne sappia io, a me erano capitate quelle. Ne parlai immediatamente con una delle mie amiche storiche che è dermatologa. Appunto alla mia amica se potevo usare questo tipo di acido e lei assolutamente, mi ricordo fu la prima volta che ritornai in Italia dopo l'incidente, credo, mi fece comprare, all'epoca esisteva ancora il Retin-A. Io iniziai con lo 0,05% e fui costante, seguì i suoi consigli. Ecco, mi sono dimenticata di una cosa. Va bene, seguì i suoi consigli e iniziai sporadicamente, un paio di volte a settimana, poi 3 volte a settimana.
poi 4 volte finché arrivai alla dose di tutte le sere. Chiaramente il tretinoin io vivevo qua, quindi quando c'era qualcuno che viaggiava con l'Italia mi portava il tretinoin e non fu più la retinane che fu tolta dal mercato, ma cominciai a utilizzare l'Airol. Fatto vedere dal punto di vista. Ok. 6-8 mesi dopo l'inizio del tretinoin mi disse di includere anche l'acido glicolico. Non ho mai fatto un trattamento di acido glicolico in studi estetici, quindi mi sono limitata a uso di acido glicolico a percentuali che possono essere praticate a casa. L'acido glicolico, questo è quello che uso da 4 anni. Prima di questo utilizzavo lo stesso brand, ma in crema. Questo è in gel, è un soufflé al 12%. Successivamente, e dopo già 1 anno, dopo vi dico come utilizzo questo, sono passata a utilizzare un detergente all'acido glicolico da utilizzare 1 o 2 volte a settimana, è una lozione a base, un tonico a base di acido glicolico, sempre a 1 o 2 volte a settimana. Quelli che ho usato nel tempo, è inutile, ma ho usato l'Iarac, ho usato tanti brand. Gli ultimi, e questa è la seconda confezione, che sono quelli che mi ritrovo, sono della Dermasense, ma è semplicemente, qui è un detergente e questo è il tonico. Quindi, questo per dire, e contestualmente iniziai anche con il siero di vitamina C e l'acido, il siero dell'acido ialuronico, a volte era un'essenza, a volte era un siero proprio. Comunque, per sintetizzare i pilastri della mia skincare, i pilastri basici della mia skincare, della trasformazione della pelle del viso. Quindi non parlo di qua, perché qui è stato il CO2, e non parlo di qua, perché qui ho fatto, come ben sapete, una blefaro. Ma i pilastri del cambiamento del mio viso sono stati tretinoin, acido glicolico, un gel all'acido glicolico, un gel detergente e un tonico all'acido glicolico. La tretinoina è una medicina, un farmaco, e come tale viene prodotto in tanti paesi. Non potendola spesso avere disponibile dall'Italia, la prima che mi ha fatto conoscere è stata una mia amica che vive a Hong Kong, è italiana, vive a Hong Kong, è questa, Retino A, prodotta in India, a Mumbai.
da parte della Johnson & Johnson di Mumbai. Quindi acquisto questa tritonina che addirittura mi piace molto più dell'Airol perché è più idratante e più emolliente. Io non la compro sul web in questo senso, la compro su farmacie dove ti richiedono la ricetta medica e te la consegnano, te la inviano. Un altro paese che produce questo farmaco è anche la Thailandia, ma anche qui in Cina viene prodotto, soltanto che io di quella cinese, che peraltro facendo pulizia nei medicinali scoprì un tubicino che probabilmente mi era stato dato per un brufolazzo che mi era cresciuto per una ciste che mi era cresciuto sulle natiche. Quindi viene prodotto anche qua, soltanto che non ho studi, non ho letto niente di particolare sulla tritonina. Perché sono prodotti anche qua? Perché è un farmaco e l'acne è un problema che esiste in tutto il mondo. Quindi, poiché ero stata informata che io potessi acquistare il mio tretinoin sul web, sappiate che io non compro né su eBay, non ho mai comprato nulla su eBay e non ho mai comprato nulla neanche su Amazon. Non mi fido, non mi piacciono questi tipi di, perché gira tanto prodotto falso e non ho dimestichezza, tantomeno non so leggere Amazon o Cina, e per cui dovrei tradurre la pagina, per cui se io acquisto, se mai potessi acquistare da un Amazon Italia o USA o di qualsiasi altro paese, il costo di spedizione sarebbe così alto, quindi neanche conveniente. Comunque non uso né eBay né Amazon. Per la tritonina uso queste farmacie dove, ripeto, devo dare la ricetta di prescrizione. E c'è anche la maniera di acquistarla direttamente in farmacia in India o in farmacia in Thailandia, e così hanno fatto delle amiche che hanno viaggiato in quei luoghi. È disponibile senza ricetta nella farmacia fisica. Quest'altro invece lo prendo via Hong Kong, ma questo è un brand made in USA che si trova nei drugstore, prodotto a Denver, si trova nei drugstore. So che di recente ha cambiato, infatti devo prendere quello per il corpo, perché ne uso anche un glicolico per il corpo. Che mi ha aiutato a ridurre la secchezza nelle gambe. Quindi, frutto del cambiamento della mia pelle, sono questi pilastri: tretinoin, l'acido glicolico, il siero di vitamina C, e poi quei trattamenti saltuari che faccio, tipo il dermaroller, dermablender,
dermaplaning, cioè quello col rasoio per togliere i peli. E la costanza mi ha premiata. Ovviamente tanta protezione solare, perché è essenziale e basilare. Ho avuto la sfortuna di non andare più in vacanza, per cui non ho accesso al mare, non sono più andata in piscina, poco a poco il sole mi dà fastidio, quindi uso protezioni per lo più con protezione minerale piuttosto che con protezione fisica, perché la protezione fisica mi ha sempre portato allergia. Nel senso, fateci caso, se siete al mare, avete una protezione fisica, sudate, vi sgocciola negli occhi, ecco, io quello ce l'ho costante, quindi non posso utilizzarlo. Se la protezione fisica, voglio dire, scende sugli occhi, da molti fastidi. Si dice che la tritonina non possa essere utilizzata assieme all'acido glicolico, e così facevo. L'acido glicolico lo usavo alternandolo tipo ogni due sere. Poi invece una volta i ricercatori, insomma collaboratori di Paola Choice, parlarono che assolutamente era possibile stendere prima l'acido glicolico e successivamente la tritonina. Ne parlai sempre con la mia dermatologa e mi disse sì, si può fare. E così ho fatto. Non lo faccio tutte le sere, ovviamente, quando lo faccio, quando vedo che eccede della secchezza qui o qui, allora può capitare due sere a settimana o tre sere a settimana, o una settimana può capitare una sola volta. Stendo, mi detergo, la doppia detersione, e stendo prima l'acido glicolico, che è piacevole, pizzica un pochino, ma è piacevole, anche perché è un concentrato al 12%, non è eccessivo, insomma. E dopo un po', dopo che è asciutto, il viso è asciutto, passo al tretinoina. Spero che questo video abbia chiarito un po' quelli che sono i pilastri, tutto il resto. Ecco, questi sono i pilastri del cambiamento della mia pelle. Tutto il resto sono trattamenti corollari che faccio perché fanno bene, mi piacciono, ma non sono essenziali. Gli essenziali sono stati questi, quelli che mi hanno fatto trasformare la pelle del viso da quella a questa. Chissà che è venuto fuori. Vi ringrazio e un abbraccio.